Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Cosmos e oggi per la prima volta nella storia del canale faremo un commentary su un gioco, in questo caso Ghost Recon Wildlands in Closed Beta. E ragazzi, semplicemente commentiamolo. Allora, io all'inizio, ecco qua, faccio vedere nelle opzioni, vado a vedere nelle opzioni, intanto video, controllo la risoluzione soprattutto, schermo intero, se c'è la sincronia verticale, eccetera, eccetera. Vado a controllare il tutto, dopodiché vado in grafica, ecco lì, vado in grafica e vedo che tutto è preimpostato in alto, quindi dovrebbe esserci un bel graficone molto dettagliato, però notiamo già da subito un piccolo dettaglio. Allora, intanto il gioco è un TPS, però quando si mira si va in prima persona, il che è fighissimo, però notiamo subito una cosa, che droppa FPS. Alla fine è una missione di vendetta. Vediamo di completarla alla svelta prima di finire impantanati nella politica locale. Mamma mia. Pioggia di piombo del cartello. Primo obiettivo, trovare il tenente del Santa Blanca per arrivare. Cioè, veramente, troppo FPS da morire. Fa schifo come troppo FPS. Io adesso in questa scena faccio vedere un po' come si guida. Perché, allora, ragazzi, la guida a proposito è molto, molto arcade. Sinceramente, fa un po' cacare, ma vabbè. Non è un simulatore di guida, quindi ci può anche stare che la guida sia arcade. Il che ricorda molto Watch Dogs 2. Però guardate qua. Piccoli freeze. Mamma mia. Poi qui, vabbè, ho sbagliato strada perché non mi sono accorto nella minimappa che c'era il percorso da seguire. Però guardate, ragazzi. Cioè, comunque siamo su con una GTX 970 della MSI. Con i driver aggiornati, Non venitemi a dire stavi registrando, perché poi quando non ho registrato, quando poi ho smesso di registrare, ho finito di registrare, comunque il gioco ha continuato a droppare FPS, quindi non è la registrazione in sé, è il gioco che è ottimizzato male, ma male male. Vabbè che è ancora una closed beta, però. Ecco, lì ho provato un attimo i dettagli che sembrano una puntina eccessivi, però sembrano realistici. Cioè, gli incidenti sembrano realistici e ragazzi, ho usato la parola sembrano per un motivo che vedrete o dopo in questo stesso gameplay o nel prossimo, perché io ho registrato due gameplay. Qua vedete che proprio salto, sbaglio sbaglio alla grande, ma vabbè, proprio qui è andata malissimo. Proprio a un certo punto mi sono bloccato. Non sapevo un attimo cosa fare, però vabbè. Ecco, vedete, i danni della macchina sembrano molto realistici. Veramente. Qui no, perché vabbè. Poi qui ci riprovo perché c'ho la testa dura. Usiamo i silenziatori. Vedo il bersaglio, muoviamoci. Qua ragazzi, sto gioco mi ricorda molto, lo vedo molto a metà tra Watch Dogs 2 e The Division. Ecco qui, proprio sono stato buttato a terra senza neanche buongiorno, buonasera, per favore, grazie. No, proprio muori, devi morire. Ecco, tra un po' verrò resuscitato dai compagni. E qua sto vedendo il tutorial che mi dice, cose fatte, di premere Z per usare il drone e marcare gli avversari e B per usare il binocolo. Un po' come Far Cry, ragazzi. Ecco qua, vengo rianimato dai miei compagni di squadra. Ragazzi, piccola nota. Questa partita l'ho fatta offline. Quelli che vedete sono bot. Però devo dire che si comportano, si comportano abbastanza bene per essere dei bot. Ovviamente si può anche giocare in co-op, fino a un massimo di 4 giocatori, mi pare. E guarda, mamma mia, guardate il drop FPS. Oh mamma, è insopportabile. Mamma mia. Bersaglio abbattuto. Ecco, qui sto un attimo zitto perché vi sto facendo vedere magari anche il gameplay stesso. Poi mi sono reso conto sulla mappa che c'era una macchina che stava arrivando dalle ore 6, alle mie spalle praticamente. Però non ci ho fatto troppo caso. Poi ho letto quel rinforzo in arrivo. Ok, va bene. Far Cry confirmed. Sì ragazzi, è un Far Cry, è a metà strada tra Far Cry, The Division e Watch Dogs, hanno fatto un pastone. Poi ovviamente cali di frame rate, che mamma mia. Poi niente, lì non ho visto niente, ho visto che c'erano dei comandi per la squadra, ma nulla di che.
Cioè, ragazzi, la grafica nel suo insieme fa. Sinceramente parlando, qualcosa fa. Diciamo che è gradevole nel suo insieme, però nulla di che, nulla di speciale. Ottima la fisica dei proiettili, perché devi calcolare il fatto che il proiettile dopo un po' inizia a cadere per via della gravità. Come vedete, i colpi arrivano con un po' di ritardo, non sono immediati, perché ovviamente la distanza un po' c'è. Il mirino, nell'ultimo colpo che ho fatto, se avete visto, l'ho spostato di un millimetro più in alto rispetto alla testa dell'avversario e gli ho fatto headshot praticamente. Quindi sì, ottima la fisica dei proiettili, mi piace veramente tanto questa cosa. Poi qua vedete, faccio vedere che il personaggio va in copertura da solo automaticamente, vedete, si avvicina alla copertura e va in copertura. Bella questa... Pum, headshot. Questa l'hanno fatta veramente bene, mi è piaciuta. Poi lì sono andato a provare una granata, ma mi sono reso conto che mi sparavano da... Che cazzo? Da una posizione che non avevo neanche considerato, veramente. Poi qui ho sparato e nulla. Son caduto. Succede, ragazzi, succede di fare questi epic fail. Poi magari... Non so se queste parti ve le devo tagliare, se questo gameplay ve lo lascio così com'è. Non lo so, ma penso che ve lo lascerò tutto intero, ragazzi, perché... non voglio tagliare nulla e voglio far vedere com'è questo Wildlands. Ecco là, un altro nemico. Gli sparo, lo liscio clamorosamente. Provo un'arma diversa. Ok. Nemico eliminato. Che poi, ragazzi, ho scoperto che su sto gioco la pistola è OP. Qui abbiamo finito. Perfetto. A questo punto decido di provare una cosa. E qui, preparatevi. Decido di provare con la macchina. Intanto, se restano i colpi. Ecco, no. Alcuni sì, alcuni no. Alcuni spariscono. Boh. Cioè, vedete? Non si vede, non c'è. Non ci sono. I dettagli sono alti. Lancio una granata per vedere magari come esplode la macchina. Ecco, sta scoppiando. Guardate. No, ragazzi, questa parte la dovete guardare, eh. È la delusione più grande che ho. Guardate. Ecco, arriva l'esplosione. Ecco, questa è l'esplosione. Un'esplosione che non ti lascia. Non dice niente. Poi qui, guardate, guarda. Qua pure c'è stato un. Ecco, spari alle gomme, le gomme girano. Ma in macchina non c'è nessuno. Guardate, guardate, lì. Sterzala, ma le macchine sterzano, ma non c'è nessuno. Cioè, voi mirate alle gomme, le macchine sterzano. Perché? Poi vabbè, appaiono messaggi di Stefano, di Sakak, scusate, in alto, vabbè, non fa niente. Tutto calmo al campo. Pensano che abbiamo levato le tende. Poi qui un nemico è respawnato dal nulla, non si sa come. Chiamo i rifornimenti, così i ribelli li verranno a prendere. Cioè, vedete, guardate, guardate, è spawnato un altro nemico. Lì prima non c'era niente, nessuno, eh. Comunque, qui continuo a prendere risorse che non so a cosa potrebbero servirmi, ma sta parte mi ricorda pesantemente The Division. Ragazzi, io non ci posso fare niente, ma in questo gioco vedo The Division. Poi qui mi rifornisco un attimo e... Vedo per un attimo che posso cambiare dotazione, ma in realtà no, perché è tutto bloccato. È tutto schifosamente bloccato. Quindi rinuncio, lascio perdere e vado avanti. Qui continuo a marcare risorse, vabbè. Attenzione, ti stanno cercando. Qui, ragazzi, ve lo sto facendo vedere perché tanto... Ecco, lì interroga. Poi vi sto facendo vedere anche tra i vari drop di FPS, cioè... Perde frame rate qua e là sto gioco, proprio. Qua, prendo e interrogo. Non...
Allora, questa parte mi è piaciuta, ma, okay, non, ma non l'ho capita veramente. Perché poi mi dice smetti. Io non l'ho premuto perché non volevo smettere di interrogarlo. Però. Che cosa vuoi? Amaru, dove lo trovi? Non lo so. Guardate il personaggio. I modelli dei personaggi sono ben realizzati, ragazzi. Veramente. Molto gradevole. Così vedi cosa facciamo a chi si mette contro di noi. A quelli come te. Ok, dato una botta in testa. Non so. Amaru è vecchio. Non durerà a lungo sotto tortura. Merda, se lo stanno già lavorando da un po', c'è il rischio che sia morto ormai. Forse o forse no. Amaru è una figura chiave dei ribelli. Il cartello lo terrà. Ecco, qui si risale in macchina, vedete? Non possiamo rischiare. La posta in gioco è troppo. Poi mi sono reso conto di una cosa, che le gomme delle macchine vanno a un frame rate diverso rispetto a quello del gioco. Cioè, ragazzi, andate indietro il gameplay e rivedete quella scena perché vi renderete conto da soli che le ruote vanno a un frame rate diverso rispetto a quello delle gomme del gioco. Quindi la cosa è alquanto disturbante. Poi vabbè, è finito così. Comunque, ragazzi, questo è Ghost Recon Wildlands. Il primo commentary del canale. Fatemi sapere se ne volete altri. Io comunque già un altro lo sto preparando. E basta. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Un saluto al vostro Cosmos. Alla prossima. Ciao ciao!